Presso la sala stampa dello stadio Marco Tomaselli, la Nissa ha presentato il nuovo allenatore Nicolò Terranova. La presentazione è avvenuta dinanzi ad un'affollata conferenza stampa dove il tecnico di Mazara del Vallo si è presentato ai tifosi, dirigenza, stampa e sostenitori. Terranova si è presentato con molta umiltà al cospetto della nuova piazza calcistica, mantenendo un profilo basso e non vede l'ora di cominciare questa nuova avventura biancoscudata dal prossimo 24 luglio, giorno del raduno. A fianco del tecnico il presidente Sergio Iacona, il vicepresidente Luigi Giorgio e il direttore generale Vincenzo Cancelleri. Presenti tra il pubblico il futuro presidente Luca Giovannone e il nuovo acquisto Cristian Caccetta, che ritorna alla Nissa dopo tanti anni. Oltre a Caccetta, ieri è stato riconfermato l'attaccante Antonio Esposito e in serata è stato annunciato il difensore spagnolo classe 94 Ruano Castellanos Aitor. Il difensore proviene dalla Città Novese, squadra con la quale ha disputato il campionato di Serie D. Oltre alla Città Novese, il difensore iberico in passato ha indossato le maglie di Rotonda, Este, Varesina, Troina e Galatina e vanta alcune presenze giovanili con l'Atletico Madrid. Come nei miei programmi, non stiamo sbagliando nulla e stiamo facendo tutte le scelte giuste, dal direttore sportivo Russello all'allenatore Terranova. Oggi anche abbiamo annunciato due giocatori importanti come Esposito e Caccetta e ogni giorno io sarò qui per proseguire in questo percorso, un percorso che vuole dare soddisfazione a tutta la città, forza Nissa. I pretendenti fanno a un certo punto competizione, agonismo e noi insomma non è che ci preoccupiamo troppo delle pretendenti, vogliamo fare il percorso migliore possibile, sperando che questo percorso ci porti al risultato più grande possibile. Apprestiamoci a un campionato difficile, un avversari quotati, avversari che già rispetto a noi partono un pochettino con un leggero vantaggio, però sappiamo benissimo che la Nissa ha delle ambizioni importanti. Assieme al direttore costruiremo una squadra che possa competere sino alla fine per la conquista della Serie D. Cristian lo conoscete voi meglio di me. Un giocatore importante, un giocatore che incide, un giocatore che crea quel gruppo che poi alla fine fa vincere la società, fa vincere gli allenatori, poi alla fine la differenza la fanno sempre i giocatori. Cercheremo di creare un gruppo disponibile come lo è stato l'anno scorso ad Agrigento, con la speranza che poi alla fine si raggiunga l'obiettivo che ci siamo prefissati. Ma non ci sono ricette vincenti, c'è un lavoro certosino, un lavoro sui dettagli, dei dettagli tutta la settimana e poi ti ripeto, la cultura del lavoro può fare la differenza. E io ritorno dopo tantissimi anni, qui ero un ragazzino, diciamo alle prime esperienze fuori casa, adesso torno da uomo, da padre di famiglia e niente. Penso che l'ambizione è rimasta sempre la stessa e penso che anche l'uomo, Christian, è rimasto sempre uguale. Ci vuole tanto lavoro, tanta dedizione, bisogna lavorare su tutti i fronti, dentro e fuori dal campo, perché sia i tifosi che le dirigenze devono essere bravi a fare ciò che serve.